ragazzi, partiti! Sì, vai in vacanza! In realtà è la nostra seconda vacanza di quest'estate e vi portiamo con noi in Spagna! Vi porteremo in giro per Valencia! Ma prima passeremo da Barcellona e concluderemo la nostra avventura spagnola a un festival reggae, il Rotterdam Sun Splash. Ma non ci saranno solo queste tappe, prevediamo di fare qualche altra cappatina a strada facendo. Dove ci ispira, dove ci porta il cuore? Già la prima ce l'ho in mente e sarà non tramonto, a 300, diciamo 300 km da casa, e sarà al Monte adesso non mi ricordo come si chiama. Ma dove ti porta la macchina? Vai dove ti porta Duncan. Ragazzi, vi presento Duncan è la nostra Alfa 146 7. Scusa, quello era Emily. E ci piace portare Duncan con noi perché è ubbidiente, ha pazienza e ciccia poca benzina visto che va in GPL. Quindi vedrete spesso Duncan e le avventure con Duncan. Speriamo di non avere disavventure, ma adesso ci piaccio. Suoki! Suoki è il nostro pannello solare ricaricabile, no, è il nostro caricabatterie Suoki è il nostro caricabatteria pannello solare, guardate che carino! Oh, è potentissimo, ci servirà per questa nostra avventura. Amore, cosa ne pensi di Suoki? Solarissimo. È un ragazzo molto solare. Quindi al momento siamo in viaggio con Duncan e Suoki, vediamo chi si unirà a noi in queste due settimane. Un saluto da Suoki. Ciao amici, ciao Suoki. Lamentando della galleria di poco fa di 2 km. Esatto. Adesso ne è arrivata una da 5 km e qualcosa. 5 km 241 metri. Due coglioni. Ma perché? Un po' buio, un po' luce. Due coglioni. Sta sempre a lamentarsi, ma tanto che ce frega, noi ci abbiamo la Monster. Siamo sotto le Alpi. Siamo sotto le Alpi con la Monster. Col fucile puntato ci hanno chiesto il documento e adesso usciamo dall'Italia per entrare in Francia. Sono un po' incassati. È giusto? È giusto così, però. Controllini? Controllini, torcia in faccia e adesso traforo. Ha puntato la torcia in faccia, non vedevo più niente. Amici, la nostra nuova droga è buonissima. È tipo all'ananas e all'arancia, al limone. È buonissima. Two is meglio che one. E poi è firmata da Valentino Rossi. Guardate qui, c'è Valentino Rossi. Rossi c'è. Ragazzi, il
Traforus è 333 costoso, 44 euro. Solo di andata? Solo di andata? Sì. Porca puttana! E vabbè, vi facciamo vedere il traforo. Hanno detto ascoltate la radio al traforo, però. Ascoltiamo la radio? La radio non piglia un caso! E questa è la radio del traforo! Radio traforo! Descendre de la voiture et te gambader un peu? Si, alors chantez tous oui, à oui. Oui. Il est en fait dans Duncan! Il y a plein de choses à faire! Pour votre sécurité, le tunnel est placé sous vidéosurveillance. L'interdistance obligatoire est de 150 mètres. Deux balises lumineuses bleues, disposées à intervalles réguliers de 150 mètres. Messaggi della radio del traforo sono inquietanti. In italiano ti fa anche cacare addosso. In francese sembra tutto più morbido, però attenzione alle luci blu. Questo dietro di noi ci sta attaccato al culo. Però c'è scritto stai lontano, brutto stronzo. Io spero che gli diano la multa e che noi stiamo rispettando la velocità. Quello sta entrando nel culo. The tunnel is equipped with a video vibratoria e di 150 metri. Due punti luminosi blu, disposti ad intervalli regolari di 150 metri, devono separare il vostro veicolo da quello che vi precede. Rispettate i limiti di velocità. Amici, stiamo facendo pausa caffè, anzi pausa cappuccino, in the middle of un katzen, come piace a noi, questo bellissimo cappuccino. Questo posto rinomato con i topi alla modica cifra di due cappuccini a 5,80 euro. Porca miseria! E ci sarà un'esperienza pazzesca, invece fa cagare. Ed è bollente da mezz'ora. Mai una gioia in sta Francia. In the middle of un katzen. Cin. Guardate la tristezza nei suoi occhi. Cioè, non riesco a berlo, guarda, si vede il fumetto. Tipo da 10 minuti. Bonjour mes amis! Sono le 6:30 e riparte il viaggio dopo una super dormita. Superissima, un'ora e mezza. Ma che un'ora e mezza? Mi sembra di aver dormito 10 ore. Ragazzi, ho trovato la posizione perfetta per dormire in macchina. Dopo vi farò un tutorial su come posizionarvi in macchina e dormire come se foste nel vostro letto. Sì, sì, uguale. Guardami. Si riparte, sembra un fiorellino. 400 km per Barcellona. Un po' meno dei 400 km. Adesso vedi che siamo già vicini, cambia un po' l'accento. Intanto stiamo facendo colazione con una Monster. Vediamo al confine. Preparatevi a pagare un botto di soldi ogni 2 chilometri. Oh, sbarra a pagare. E io pago! E adesso andiamo a Barcellona. Siamo a 120 km da Barça. Sento già il profumo della sangria. Olè! Siamo arrivati.
birra ghiacciata. Cin cin, a questo viaggio è infinito. Il traffico per riuscire a trovare il parcheggio a pagamento. Che casino. Adesso ci rilassiamo un attimo, aspettiamo il check-in della camera. Facciamo una bella dormitina, cosa che noi non faremo mai, però dopo 24 ore in giro direi che va fatto. Quindi dopo saremo più carichi che mai. Arrivati in camera, Barcellona! Sto cercando di montarsi il pinguino. Vabbè, sistemo io, non ti preoccupare. Allora, la camera è un po' spartana, ma è nella zona più in di Barcellona, la meno costosa. Siamo sotto 70 euro. Siamo sotto Chanel, Dolce Gabbana e Gucci. Alla fine era l'unica libera, però ci sta. E abbiamo un balconito piccino piccino per una cervecita con la vista di Barcellonita. Cavolo però. Siamo anche a due passi dalla Rambla. E questo potrebbe essere un problema. Adesso però metti a posto il pinguinito. Por favor.